Buongiorno, buonasera Simmers, io sono Alessandra e questo è il mio canale YouTube. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere le novità. Se avete perso i precedenti tutorial, li trovate facilmente nelle playlist dedicate. Allora, benissimo, oggi siamo qui per andare a vedere quali sono le linee guida per la casa in stile boho. Innanzitutto, la parola boho deriva dalla parola bohemienne, diciamo che era la parola utilizzata nel XIX secolo per identificare lo stile di vita degli artisti, quindi un po' hippie, diciamo, no? Si rifà anche un pochino agli anni, insomma, degli hippie. In questo stile abbiamo veramente una grandissima varietà di colori. Partendo da basi neutre, possiamo andare ad arricchirlo con tantissimi, tantissimi colori. La cosa bella e particolare di questo stile è la grandissima quantità di piante che vengono utilizzate non solo come soprammobili, ma come parte integrante proprio dell'arredamento. Vediamo adesso, diciamo, la parte quella colorata dello stile boho. Come potete vedere, mille colori, mille texture, tessuti sempre naturali, quindi andiamo dal cotone al lino, l'aiuta. Quindi tutti questi materiali si fondono insieme, bellissimo davvero. E soprattutto c'è anche un mix and match di stili più, diciamo, di nuovo e più moderno. Scusate, più vecchio e più moderno. Qua abbiamo la parte neutra, lo stile diciamo più neutro. Allora, uno dei materiali cardine dello stile boho è sicuramente il vimini, ok? Associato, come vi dicevo, a dei tessuti naturali come il lino, il cotone. Nelle texture dei tappeti, tra l'altro, vedete come abbiamo basi neutre e possiamo associarci dei piccoli tocchi di colore. Anche in questa foto vedete come la base neutra accoglie il verde, colore fondamentale per lo stile boho, e un colore pastello. Ma troviamo anche nell'accezione più colorata sempre una base, come potete vedere, del mobile neutra, ma veramente arricchita da mille colori. Quindi lo stile boho veramente vi permette di divertirvi. Ora vi lascio allo speed build, mi raccomando, divertitevi, seguite lo speed build e ci vediamo. Ciao ragazzi! Ok ragazzi, eccoci nel nostro consueto speed build. Scusate, ma ancora purtroppo questa piccola influenza non mi lascia andare. Allora, parliamo appunto insomma della casa boho, vediamo, arricchiamo un pochino quello che abbiamo detto nelle linee guida. Allora, diciamo che per gli esterni non c'è un vero e proprio, diciamo, stile boho, ok? Quindi questo stile bohemien non si rifà agli esterni. Può essere veramente qualunque tipo di casa. Anche moderna, io per esempio ne ho fatta una moderna in stile bohemien, ok? Non qua, ovviamente ce l'ho nella mia galleria se volete andare, la trovate. E quindi diciamo che parliamo di stile bohemien nell'arredamento, ok? Non tanto appunto nell'esterno quanto proprio nell'arredamento. Sicuramente ci sono delle case che magari più colorate all'esterno, che possono ricordare tranquillamente questo stile. Diciamo che anch'io ho deciso di comunque all'esterno utilizzare i colori. Qua ho messo l'azzurro, ma vedrete che poi insomma cambiamo, non vi svelo niente però. E ovviamente io ho dato un accento molto molto forte al green, ok? Quindi ho veramente creato una casa molto molto green sia all'esterno che all'interno, anche proprio nei colori, ok? Ho utilizzato anche proprio molto verde, è uno dei miei colori preferiti, quindi lo ritroverete spesso nelle mie build. E quindi andiamo, ho creato anche questa piccola serra sul retro proprio per accentuare ancora di più questo stile di vita, perché in realtà poi lo stile bohemien è proprio un vero e proprio stile di vita, ok? Vado ad utilizzare anche un po' di tulle in questo speed build, quindi mi raccomando, andatevi a vedere i tutorial sulla tool. Quindi li trovate ovviamente nel mio canale. E adesso andiamo a creare dei vasconi
contenenti appunto i nostri vasi. Sono 100% funzionali, cioè il vostro sim pianterà le piante dentro ai vasi, ok? Vi basterà creare con dei muretti appunto dei vasconi, tirare su di uno la piattaforma e appoggiarci sopra i vasi e i sim li utilizzeranno. Quindi andiamo a posizionarci le scale, che è una delle cose fondamentali, che io faccio proprio all'inizio, prima di fare qualunque altra cosa, anche se poi devo andare a modificare l'esterno piuttosto che magari l'interno, io comunque vado a posizionarmi innanzitutto le scale, perché le scale sono un ingombro particolarmente grande, ok? Allora qua sì, ho ridotto un pochino la serra, ho ingrandito la stanza, diciamo la sunroom. Nella sunroom andremo a fare una sala da pranzo con un piccolo salottino, proprio sarà tutta piccolina. La casa all'interno è veramente piccolina, quindi saranno tutti ambienti insomma ristretti. Vedete, io adesso ho utilizzato il giallo per la facciata della casa, un colore solare che comunque sta benissimo con l'effervescenza e la, diciamo, la vitalità dello stile boho, ok? Tra l'altro è uno dei miei stili preferiti e ho approfittato per fare questo, diciamo, tutorial, questo speed build, proprio con l'occasione dell'uscita della nuova espansione, perché in realtà nella nuova espansione ci sono alcuni arredamenti proprio bohemien che sono perfetti ed andremo ad utilizzarli. Un altro pack che vi consiglio per questo stile è proprio Avventura nella giungla, bellissimo, perfetto secondo me. Quindi abbiamo degli elementi, ovviamente poi come al solito, come vi dico sempre, serve tanta 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 fantasia e vi potete sbizzarrire. Sarà una casa colorata, sì, non troppo colorata, nel senso che andremo ad utilizzare tanto verde. Ok, ma non mischieremo molti molti colori, anche perché poi su The Sims risulta anche poi dopo troppo eccessiva. Vedrete che quando avrò finito sarà comunque tanto piena e comunque tanto colorata, ok, di impatto. Però diciamo utilizziamo base neutra e poi un colore neutro che è, scusate, un colore unico che è il verde. E voi ovviamente potete poi sbizzarrirvi come vi pare. Ora io sto usando questi, sono dei cestini per i rifiuti che sono sprecati per essere dei rifiuti, quindi li mettiamo con le piante. Ovviamente se la doveste scaricare e ci voleste giocare, attenzione perché magari sì, ma potrebbero metterci l'immondizia, quindi magari levateli. E anche le cose sul tavolo io le ho posizionate per bellezza, ma quelle ovviamente dopo un po' faranno cattivo odore, i vostri sim saranno a disagio, quindi potete toglierle non appena scaricate la casa. Ma questo ve lo consiglio per tutte le case che trovate in galleria. Moltissime case sono, diciamo, arricchite da questi particolari, però ovviamente poi dopo, essendo cibo, ovviamente si deteriora e quindi il sim poi diventa con lo stato morale a disagio per la puzza, ecco. Quindi siccome noi non vogliamo farli sentire a disagio i nostri sim, mi raccomando, eliminate, ok? Allora, una cosa anche fondamentale per lo stile boho sono appunto le decorazioni che noi andremo ad applicare alle pareti. Io ho scaricato dalla galleria prima dei quadri, ok? In stile boho. Ovviamente nella descrizione del video e della casa trovate il nome dei creatori dei quadri, assolutamente. E quindi diciamo che ecco, per arricchire ancora di più, andiamo, insomma, possiamo utilizzare anche i quadri della galleria, che alcuni, ovviamente, anzi, la maggior parte non sono cicci. Ecco qua, andiamo ad utilizzare anche i nuovi arredi. Eccolo qua, il divano e i due tavolinetti sono proprio della nuova espansione Vita da Liceali, bellissimi, stanno benissimo. Anche le tende, per esempio, che ho messo in cucina, che adesso metterò anche qui nel piccolo salottino. Questo salottino è piccolissimo, ma io lo adoro, è delizioso, è proprio, cioè, molto molto bello. E poi, insomma, con la vista del verde, no? Mi piace moltissimo. Aggiungo un cavalletto proprio per ricordare da dove viene questo stile bohemien, no? Ok, quindi tutti gli artisti erano considerati tali e quindi diciamo, ecco, poi vedete la grande quantità di piante che io ho inserito all'interno
E adesso passiamo alla zona notte. La zona notte compresa di bagno e una camera da letto. Come vedete è proprio piccola, piccola, piccola questa casa, però veramente è super accogliente. Magari un sim oppure una sim, insomma, single. O anche una coppia, perché al massimo una coppia c'entra, diciamo. Allora, anche nel bagno, questo mobiletto io lo riempirò di candele, ok? Altro particolare fondamentale per lo stile bohemien. E poi comunque è molto bello, fa molta atmosfera. Ovviamente anche il bagno sarà ricoperto di piante, come avete potuto vedere anche da qualche foto che vi ho fatto vedere precedentemente. Allora, per alcuni lo stile bohemien potrebbe risultare uno stile confusionario. In realtà ha una sua logica, nel senso che innanzitutto è uno stile che ha moltissima personalità, perché non tutti riescono nelle proprie case, adesso quindi allargo un po' il discorso, quindi non solo le case di The Sims, non tutti riescono a portare così tanta creatività e tanto colore in una casa, ok? Perché proprio diventa molto personale, ok? Quindi magari si tende a volte a lasciare gli ambienti un po' neutri, perché magari poi se mi stufo, magari se poi voglio cambiare. Invece lo stile bohemien è molto molto pieno di personalità e non è uno stile facile, sicuramente non è uno stile per tutti. Perché appunto, cioè, si carica di tante cose, ma non solo cose materiali, proprio una questione proprio di personale, ecco. Quindi diciamo che non è proprio facilissimo da attuare anche nella realtà. In The Sims magari ci possiamo riuscire meglio, sicuramente ci riusciamo meglio. Ci sarà qualcuno ovviamente che non ama questo stile proprio perché è pieno di dettagli, pieno di accessori e magari ama lo stile un po' più semplice, un po' più lineare. Io vi dico la verità, ho fatto un po' di gameplay con l'altra mia casa Boho, un po' più moderna e sinceramente è bellissimo giocarci. Anche con tutti questi particolari, veramente, veramente, veramente bello. Quindi io vi consiglio, insomma, di provare, ok? Almeno una volta a giocare con lo stile Boho. E a giocare e a costruire, ovviamente, in stile Boho. Intanto, mentre andiamo ad arredare la camera da letto, finiamo di arredare la camera da letto, vi ricordo che ancora per qualche giorno, ragazzi, noi saremo in live qualche giorno perché poi ci prenderemo una pausa estiva. Io con i tutorial non vi abbandono, ovviamente ne ho già preparati due pronti per voi. Da pubblicare quando sarò in vacanza, quindi non vi abbandono. Però il canale, diciamo Twitch, si prende una piccola pausa. Però, appunto, dicevo, ci rimane ancora qualche giorno, quindi mi raccomando, martedì, giovedì, il giovedì, ovviamente. Allora, questa settimana abbiamo avuto la live il martedì, ce l'abbiamo stasera che è giovedì, e la prossima live l'avremo la domenica. La prossima settimana avremo martedì e giovedì la live del contest. La live del contest attivo sul nostro gruppo Facebook, perché vi ricordo che noi ogni mese abbiamo due contest attivi, uno di build e uno per il CAS. Quindi mi raccomando, iscrivetevi anche al gruppo Facebook in modo da rimanere sempre aggiornati su tutte le novità della nostra community. A settembre torneremo con delle novità, ragazzi, preparatevi, grandiose, ok? Veramente tantissime iniziative, tantissime, tantissime, tantissime cose bellissime, non vi posso dire niente, ma per ovviamente le iniziative partono anche dal server Discord, quindi mi raccomando, iscrivetevi anche lì, fa parte sempre della nostra community, quindi mi raccomando, veramente siamo tanti ci piacerebbe essere ancora di più, perché insomma diciamo che il nostro scopo è quello di fare una grandissima, bellissima e sanissima community su The Sims 4. Quindi io ovviamente tutti i riferimenti a ai nostri social li trovate sia nel banner del mio canale YouTube che in descrizione ovviamente al video. Mi raccomando, quindi se vi fa piacere iscrivetevi.
Allora, andiamo a completare la nostra zona notte, quindi abbiamo fatto bagno, camera da letto, come potete vedere sono pieni, pieni, pieni di piante e anche pieni, non tanto di arredamento, però proprio anche colorato, col ho deciso di mettere il verde, ok? Proprio per richiamare questa naturalità, ok? Che c'è nello stile bohemien anche. Andiamo adesso ovviamente a rifinire il nostro landscaping. Ho deciso di fare un patio con una piccola zona relax e una piccola zona barbecue e pranzo. Non volevo fossero cose ovviamente rispecchiando lo stile della casa, quindi non lussuosissime, ok? Una cosa molto molto anche rustica volendo, no? E vi ripeto che i vasconi con i vasi funzionano, ragazzi, sono 100% funzionali, ok? Quindi assolutamente, poi potete scaricarla, trovarla, dirmi se funzionano o se non funzionano. Io vi dico che funzionano al 100%, quindi provatela, ok? Andiamo quindi a creare, volevo creare questo spazio relax con questa poltrona che dondola meravigliosa, che sono anni che forse l'aspettavo e finalmente è arrivata. E metto un braciere. Volevo appunto che fosse proprio molto molto naturale, che richiamasse tutta la natura, ok? E nascondiamo i secchioni perché proprio di natura non hanno nulla, ok? Quindi li nascondiamo un pochino e andiamo ovviamente ad arricchire anche l'esterno con le piante. Quindi comunque una casa destinata ad un sim, una sim, insomma quello che volete, sicuramente che ama il giardinaggio e la natura. Ok, quindi cerchiamo, insomma, sto mettendo molti molti dettagli verdi e floreali, ok? Per arricchire un pochino il tutto. Allora, queste sono le mie solite pergole, quindi con l'erbettina sopra che copre, ok? Ovviamente, ragazzi, quando piove ci passa l'acqua, quindi quando piove non fate uscire i sim. E, anche nella serra metto qualche vasetto, poi ovviamente potete personalizzarla come più vi piace, e potete anche ingrandirla. Andiamo a fare il landscaping, quindi disegniamo prima con la pittura per il terreno. Mi raccomando, ragazzi, con la pittura per il terreno dovete semplicemente esercitarvi moltissimo, non è difficile, dovete solo prenderci la mano. E per quanto invece riguarda le piante, quindi proprio in landscaping, andate veramente a sentimento, ok? Perché è vero che ogni pianta ha il suo luogo, però è anche vero che in The Sims possiamo anche lasciarci un po' andare. Certo è che non metterò dei cactus, ok? Quindi andrò a scegliere delle piante un po' più verdi, come magari più floreali, piuttosto che insomma scegliere dei cactus. Ecco, giusto qualche piccolo accorgimento in questo senso. Però veramente ci vuole tanta tanta pazienza e tanta tanta fantasia. Voglio per questa casa contornare, diciamo così, il vialetto con questi sassi, proprio dare proprio la forma, ok, a tutto il vialetto. Non lo so, mi piaceva, non lo faccio mai, però questa volta mi piaceva proprio dare questa delimitazione, ok? E devo dire che non ci sta affatto male, anzi, mi raccomando, una cosa importante quando utilizzate la pittura per il terreno è di creare anche le ombre. Adesso, dopo, quando avrò finito, insomma, di posizionare tutto il verde, andiamo a vedere come appunto con il colore più scuro, vedete, creare proprio le ombreggiature del terreno, ok? Quindi dove saranno i sassi sicuramente ci sarà un po' più di marrone, più di ombra, e che dà proprio questo bellissimo effetto tridimensionale. I nostri punti luce messi al buio, mi raccomando, lo ripeto in tutti gli speed build perché è importante, perché le case non vanno viste solo di giorno ma anche di notte. Posizioniamo la nostra casetta della posta, molto semplice, rifiniamo un pochino il patio d'entrata. Abbiamo terminato la nostra casetta in stile boho.
Allora ragazzi, io spero che questo tutorial e questo speed build vi siano piaciute, che abbiano insomma aggiunto alla vostra, al vostro bagaglio di stili uno stile in più, ok? E che insomma magari proviate a ricrearlo. Io vi ricordo che se volete ricreare qualche mia casa oppure volete farmi vedere come andate ad attuare gli stili che magari vi presento e volete farmi vedere qualche vostra creazione in galleria, basta che metterete nella descrizione il mio hashtag aleoc4, lo mettete semplicemente nella descrizione della vostra casa. Io vi ricordo le nostre live su Twitch, il nostro gruppo Facebook e il nostro server Discord. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere le novità. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e un commento e se avete perso i precedenti video, li potete trovare facilmente nelle playlist dedicate. Quindi, ragazzi, io vi saluto e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!